Meride è una principessa, ma soprattutto un'abilissima arciera che si oppone alla tradizione secolare, sacri signori della sua terra. Inseguendo i suoi sogni, però, finirà per gettare il regno nel caos e dovrà mettere in campo tutto il suo coraggio per riportarne la pace. E questa è la storia di Ribelle, The Brave, ultimo film della Disney Pixar che uscirà nei cinema italiani il 5 settembre, accompagnato dal poetico cortometraggio, candidato all'Oscar, La Luna di Enrico Casarosa. In occasione dell'anteprima riservata alla stampa abbiamo incontrato un ospite d'eccezione, un'arciera abile quanto la protagonista della nuova favola Disney, Natalia Valeva, campionessa del mondo di tiro con l'arco e punta di diamante della nazionale italiana, prossima alla partenza per i Giochi Olimpici di Londra. A lei abbiamo chiesto di parlarci di questa nobile arte diventata uno sport di grande fascino. Nel film Ribelle The Brave, la protagonista è una principessa con la passione per il tiro con l'arco. Tu a che età e come hai scoperto questo sport? Ho cominciato a tirare con l'arco 12 anni fa, quando avevo 12 anni, perciò 31 anni fa. Abbastanza, boh. E direi che tutti i sport che ho provato di fare prima, quando ho provato a tirare con l'arco, è stato l'amore a prima vista. Non volevo più smettere di tirare. Forse per questo è che ancora tiro, adesso. Secondo te, quali sono le caratteristiche che deve possedere un buon arciere? Direi che la disciplina, allenamento mentale, freddezza quando serve, vivere la vita quando non serve, di avere la freddezza. Direi che dovresti essere persona fatta bene una e indirizzare tutta la tua potenza nel colpire il bersaglio. Direi che la possono fare tutti. Qual è stato il momento più bello della tua carriera e quale il più brutto? Il momento più bello? Direi che quando ho vinto il campionato mondiale dopo la gravidanza delle gemellare, perché è stata molto pesante come la gravidanza e un anno intero non dormire tutta la notte intera, direi che è stata, come preparazione non era il massimo, però la voglia di rientrare nel mondo arcieristico, nei livelli che ho lasciato prima della gravidanza, direi che questa voglia, quando è stata realizzata sul podio, io pianto per la gratitudine, non è gratitudine, per la soddisfazione che sono riuscita di fare, perché se l'avrei lasciata nella testa che non dormendo sono stanca, sono morta, giustamente, e sono debole, sarei stata debole, però siccome non volevo tenerlo in testa, me lo ricordo ancora come fatte, ma non mi ricordo di emozione, non la volevo tenere nella mia anima. Testa giustamente filmava tutto, perché mi ricordo, però le cose belle vivevo, no, non è che le cose belle, io sceglievo le cose belle che cosa voglio ricordarmi per bene, perciò io ho fatto un anno difficile di preparazione, ma comunque sono riuscita a vincere il campionato mondiale, che non è facile per niente. E direi che questa è stata più difficile e più bella perché avevo anche gli anni. Perché quando vinci da giovane è facile, però quando vinci con tante file e meno tempo, possibilità di preparazione, è diverso. È diverso perché lo sanno gente più grande che deve lavorare di più per mantenerti comunque in forma e per gareggiare con i giovani. Tra poco andrai a Londra per le Olimpiadi, ma tu sei ormai una veterana dei giochi. Dopo tanti anni, ti fa ancora effetto prendervi parte? Io non mi sono sposata tante volte, però la gente che si sposano 2 o 3 volte nella vita, chiedete a loro come si sentono a sposarsi la seconda o terza volta. È sempre la prima volta, perciò Olimpiade me la sento, non dico come la prima, come l'unica. E la vado a fare al massimo. Come sono andate precedenti, mica me la tengo in testa adesso. Me la faccio dopo, quando sarò vecchia e non avrò niente da fare. Io vado a fare la gara per vincere. Come andrà la gara, andrà. Però ci vado con la testa buona. Ciao a tutti, lettori di Quotidiano.net. Andate al cinema, guardate Brave, è bellissimo. E il cartone Ribelle è per noi donne forte. Che siamo eroine e finalmente ci dicono di noi.